Ma non ci credo! Ice Cream, sei tu! Mi offri un gelato! Sì, subito! Ma non ce l'ho il gelato! Come? Questo cos'è? Questo è mio! Anche lui aveva fame di gelato! Io mi presento, ragazzi! Sono io, Mr. Meat! Il vostro macellaio di fiducia preferito! Piggy's gone! Ok, porca porchetta per tutte le porchette di Mr. Meat! Ho una chiave rossa, devo trovare il modo. Comunque, vedete, questo è il capitolo 10, la nuova mappa. La più difficile, la più infame. Rosso, rosso. Qua. È la chiave rossa, qua, let's bravo. Go. Faccio finta di essere un manichino. Ma... No! Scappa a destra, ce la porta a destra, che fai? Cavolo, io sono un macellaio, dovresti tu aver paura di me. Io me li cucino. Ma quello è un orso. Mi cucino pure quello. Oh, ma tu chi cavolo sei? Posso... Un topo. Non lo so. No. Pensavo fosse un giocatore. Sono diventato io il maiale. Io sono Mr. Meat e sapete cosa faccio ai piggy? Li maciullo con il mio coltellazzo. Questa volta però ho dovuto andare a risparmio a una mazza di legno. Ma te la tiro in testa. Dove sei, Lorenzo? Dove sei che ti mostro il potere di Mr. Meat? Che ha mangiato talmente tanta carne di maiale che lo è diventato lui stesso. Perché sai, no, c'è il detto, tu sei quello che mangi. Alla fine... Oh no, Mr. si è svegliato! Tu avrai un coltello! Ma io appena ti vedo ti faccio vedere una cosa. Io c'ho una motosega! Me la presti? Devo tagliare un po' di carne comunque. Però me l'hai prestata male. Lorenzo! Abbiamo un problema! C'è gente che è entrata in un'altra dimensione. Stranger Things! Dai, dobbiamo allearci. Mr. Meat più Ice Cream versus Piggy. Quale duo più incredibile? Ah, ciao Piggy! Lo vuoi gelato? Vai, lo vuoi, e invece no! Signore, le serve qualcosa? No, non le serve niente. Prima o poi ti porterò la mia carne da macello, ma più poi che prima, va ma bene. Ma come facciamo a scappare? Dobbiamo ma trovare tutte le chiavi. Ehi, un piede di porco! Tre. Ho trovato solo un porco! Ho la chiave verde, dove la metto? C'è una cotoletta che cammina. Aspetta, credo sopra! La voglio mangiare! Ah, non è una cotoletta. No! Guarda come esulta! È felice! Ci manca due di legna, il piede di Peppa. Oh, a me serve un po' d'erba. Tu ce l'hai l'erba? Io non no. Ci sono mucche qua. Le ho già maciullate tutte. Ho trovato una chiave importante. Quale? La utilizzo subito. Colore giallo. La chiave vaniglia. La chiave vaniglia. Minecraft vaniglia. Sono un gelataio. Bravo. Fammi parlare come un gelataio. Esatto, è vero. Guarda qua che panna c'ho in testa. Guardalo. Questa è panna montata. Infatti c'ho la testa montata. Oh, si monta sempre la testa. Mi monto sempre la testa. Comunque ce l'ho fatto. Ho aperto uno dei nostri amichetti. Sai una cosa? Mi sa che dobbiamo andare dal topo. Dobbiamo dargli qualcosa al topo. No, il topo lo dobbiamo dobbiamo ammazzarlo. Ma siamo crudeli. Ammazzalo. Non posso ammazzarlo. No, i proiettili. Hai appena sparato uno. Tiralo. No, vero, era carica. No. 3, 2, 1. Vaffanculo. No. Scappare. No, ma sono io, ma dai, Piggy. No. Amico gelato. Di nuovo con la tua motosega infame. Oh, allora, ho trovato già una chiave gialla. Gialla come il piscio che mi sta per fare nei pantaloni perché ho paura di incontrarti. Io mi preparo a farti affette. Io mi preparo, io te faccio affettine piccole. Oh, un buon panino, il gusto di macellare. Qua si può entrare? No. Non si può. Ti vedo. Ciao. Ti mangio, ti mangio. No! Sono Pigginator. Se ne vada, signora, se ne vada. Sono Pigginator, provaci. Quanto cattivo da 1-2000 il nostro Lorenzo. Io sono nato per essere Pigginator. Ah, l'ho bloccata una, muori. No, che cattivissimo. Vieni qua, vieni qua, ti insegno io a maciullare le persone. Dove sei? Perché fa click e te clicco ogni volta? Guarda, cerca le munizioni. Io dovrei avere il mio coltello da macellaio. Me lo sono dimenticato a casa proprio in questi momenti. Oh, ho trovato. Questi momenti si servirebbe. Mucca Giseldina! Mucca Giseldina, ho trovato la tua fame.
Mucca Giseldina. Andiamo. Appena risuscito t'ammazzo. No, ma sei proprio cattivo. Non si fa. Ti mando all'inferno, ti faccio diventare un affettato coi fiocchi. No, mi fai barbecue stasera. Ho bisogno di una chiave. Perché sono... è difficilissimo. La mappa è molto piccola, ma è molto difficile, raga, trovare le cose. Ti arrosto sul balcone, vieni qua. Ti arrosto sul balcone, qui italiano scorre giù, no. Chi vuole un gabbia rossa? No, ma sono rimasto da solo? Sì. Ma molto più paura ora. Dove sei? Dove sei? In giro. Che ti voglio speziare. Oh, mi vuoi speziare? Un speziale, un po' di pepe. Oh, cavolo. Dove sono? Cos'è sto posto, raga? Aiuto, che cavolo è? Perché? Giochiamo. No. Ok, ma giochiamo, io voglio solo giocare. Giochiamo, okay. Allora. Vai, tirala. Tira la palla, tirala. Vai. Vado. No, aspetta. Oh, l'ho vinto. Oh. No, aspetta. Vieni qua. Aspetta, stavo cercando di fare una cosa. Aspetta, alza la cornetta. Mondi al casa, ti aspetta. Ok, ho preso un altro aggeggino fantasticoso. Adesso lo metto nel punto laborioso. Aspetta che lo metto lì. Accendo tutto, stacco, accendo. Mi fa paura la mia musica perché... No, ho trovato una barretta di cioccolato, me la mangio adesso, è buonissima. È molto grande, grande come il mio stomaco. L'ho usata bene. Qua che c'è? No, c'è un pighi malvagio. Mi serve la chiave azzurra. Azzurro cielo, vien da me, azzurro cielo. Ti sei avvicinato troppo. Sei tu che ti sei avvicinato troppo. Ora uno di noi sarà il traditore. Sono un survivor. Sei un survivor? Ok. Ma giusto per informazione, se sei un traditore, cioè cosa fa il traditore alla fine? Le stesse cose che fa Piggy. Uccidere. Cioè può uccidere, ma come fa ad uccidere? Gli va addosso. Mette le trappole. Che ma c'è ancora Piggy allora? C'è ancora Piggy? Aiuto! C'è ancora stavolta Piggy? Stavolta vuole baciare. No, aiuto! Che è successo? No! Che è successo? Sono una stracciatella! No! Sono vivo! Non so chi è stato, qualcuno ha messo la trappola. Il traditore è la ragazza. Sì, è quella. Ora la colpirò, tranquillo. Andiamo a prenderla, vediamo. Se gli spari abbiamo vinto. Vai, cerco una pistola. Dai, Lorenzo, seguimi, devi aiutarmi, parkour. Vinceremo questa mappa. Assieme, io e te. Ti aiuto tutto, vai. Grandissimo. Quanto mi paghi? Rublux. Tantissimi Rublux. Più di quanti tu possa contarne, una cassetta del tesoro, ti do la mappa. Ok, grazie. Non preoccuparti, ti aiuto io. C'è un tizio che sta scappando, lo devo aiutare. Oh, l'ho aiutato. Capito, non te lo vorrei dire, ma stiamo completando la mappa, vieni qua. Sì, bravissimo. No, scappa dal pinguinetto. Qualcun altro ha messo una trappola, c'è un traditore tra di noi. Sei stato tu, Lorenzo, sei stato tu. Mi hai tradito. Gabby, perché fai questo? Gabby, non mi dire che sei tu il traditore. No. Gabby! Non sono io, te lo giuro. Gabby, ma sei tu che stai mettendo le trappole? È la donna, è la ragazza. Ti ho scoperto. Non sono io, Lorenzo. Assolutamente no. Vieni qua, Melissa, ti do una mano. Scoperto. Melissa, ti do una mano. Vieni. Sei un traditore. Melissa, addio, chiudiamo pure la porta. L'ho chiusa dentro. Mi hai messo ecco perché trappola. Chiedevi. Perché volevi tradire? Ma perché mi hai ucciso? Perché? Perché ero un tuo simile? Ero un tuo amico. Pensavo che non potesse uccidermi. Pensavo che non potesse. Ora si vince, non mi interessa. Vai, questa è la partita della vittoria. Vuoi un calippo? O un polaretto? No. Ce l'hai sulla spalla. No. Guarda che bello. Polaretti. Ma ti immagini se uno ruba la chiave rossa, se la tiene tutta la partita, anche lui è un traditore se non la usa. Sì, non è un traditore, è un pezzo di panna montata. Gabby, non abbiamo nessuna chiave, non che cosa hai in mente? Non preoccuparti, con la mia voce poderosa da macellaio ti aiuterò. Ho trovato la chiave viola. Questo ma è inutile! Però è fashion. La vado a mettere, signore. Dov'è che era? Era di sopra, mi sembra. Era di sopra. Mi seguo. La seguo. Guarda la chiave verde. No, è sotto. Guarda qui. È qui. Ah, là. Ok. Vai.
Let's go. Apri qua. Piggy, e decidi. Perfetto. Perfetto. Facciamo festa una volta tanto. Ci serve una moneta. Ciao. Che va, che arriva, occhio che arriva. Aiuto! L'ha ucciso il ratto. L'ha ucciso? Quindi posso andarvi sopra. Stiamo scappando, Gabby. C'è la chiave. No, non c'è la chiave. Ho trovato la chiave inglese. Ma la chiave inglese è già stata. Vieni qua. Ha fatto quasi tutto. L'ha ucciso il ratto. Ci manca pochissimo. Sì, il ratto è morto, è in fondo però. È aperto. Hanno aperto. E allora scappiamo. E allora si scappa. Evviva. Il Piggy Steve è stupido. Il Piggy Steve è stupido. E siamo fuori dal supermercato. Mostrati. Lo so che ci stavi guardando. Ora va avanti la storia. Mamma mia, meglio di Netflix. No. Suo figlio di Piggy. Aveva un bambino. Era Georgie. Chi l'avrebbe mai detto? Colpo di scena over 9000. Come sai che io sono? Chi siete voi? Io sono Gobbino Hihi e lei è Zizi. Gobbino Hihi. Lorenzo! Seguimi! Dove devo Seguimi andare? Il vostro gelataio! Ti porto dalla ricetta segreta per vincere ogni game di Piggy. La ricetta segreta! La ricetta cosa segreta! Non mi dici mai! Guarda qua che ti faccio. Mi stai portando la Piggy Regina Elisabetta? Aiuto, di no! Piggy Regina Elisabetta! Tutto no, ma no. Non lei! Non dobbiamo andare da Piggy Regina Elisabetta! Ma ci ha visto! Dove è finito il tuo trono, la tua corona? Non ho visto la ricetta segreta! Te la volevo far vedere, ma c'è la nonnina. C'è un problemino. Guarda! Oh, porca miseria! Ora pensavo che le giraffe fossero buone. No, Lorenzo, okay. È un problema. Cottoletta alla riscossa. Ci sono. Vieni sotto. Arrivo. La ricetta segreta, ora che posso. Ok, vai. Mostrami. Fast and furioso. Vieni. Ha ucciso uno, quindi dobbiamo muoverci. Vieni, guarda. Guarda. Guarda, è chiuso? Eh? È chiuso? Sì, è chiuso, ma... Guarda! Cosa hai fatto? Guarda, ho la carota! Come l'hai presa? L'hai buggata? Sì! Hai fatto un bug incredibile! La ricetta del vostro gelataio! Mamma la mia, carota! Sei il miglior gelato mai visto, poi ti mangio! Aspetta, vai! Salve, signora giraffa! Salve signor Pig Regina Elisabetta, Pig Giraffa. Senti, io me ne vado nel dubbio. Non ho un gelato, però una carota, la vuoi? Non credo, loro vogliono solo le cose dolci. Ma le anche... giraffe mangiano le carote. È vero, sono più erbivore. Non va ma bene. Ma aspetta, ma tu sei un maiale. Tieni la carota. Ok. Oh cavolo. Gliel'hai data Tizio Caio Sempronio. Perfetto. Sì. Perfetto. Io vorrei trovare ancora una chiave, così usciamo in modo facile, agile e indolore. No, mi sono bloccato! Anche no! Io! No! Vale! No! Voglio essere montato! Lorenzo, no! Why? I trusted you! I maghi non fanno mai una bella fine. Hai fatto una magia magnifica, sei sparito. Dalla mappa, voilà. Sei in trappola. È caduta. Cadi che pure scema. Che scema. Aspetta, ho il tempo. Wow! Sì, bravo. Arata. Ah, è vero, la devo tirare sulla porta. Che ha fatto sta giraffa? È cattivissima. Sta giraffa fa paura. Let's... A destra, vai, fai esplodere. Vai. Dinamitardo, Mr. Petard. Ho volato una scoreggia poderosa. Ora spengo tutte le fiamme di tutto il mondo. 2 minuti, easy. Ora entro in modalità pro gamer. Bravo, ora vado di sopra. Ok, ho pure un bellissimo codice incredibilmente bello. No! Ho fatto un shortcut. Pensavo morissi. Tu non hai fiducia nel gabbiano. Ti manca solo la chiave inglese. Let's go! 1 minuto. La chiave inglese basta? Ok!
No, 8 8, secondi! 7, 6, no! 5, 4, magia! 3, magia! 2, era lì, era 1. Lì! Ah, sono porchetta! Dovevi aiutarmi! Ecco! Ragazzi, ci abbiamo provato, beh, almeno una volta siamo riusciti a sfuggire, siamo comunque dei campioni, cioè dai ragazzi, abbiamo fatto tanta roba oggi. Lasciate un bel like se volete altri episodi fantastici di Piggy, ma io ringrazio Piggy numero 1, andate a vedere anche il video nel suo canale, che è uscito, insomma, a breve, uscirà presto. Io ringrazio Lorenzo per la compagnia e noi ci vediamo molto presto a nuovi episodi. Ciao ragazzi!